devo finire la ricerca di scienze. Ma no, tranquillo. Domani tanto gli diamo un'occhiata alla sala dei censimenti. Dai. Meno male, mi piace. Lo sapete, non mi ha detto che ha fatto il censimento a Marino del 2001. Come? L'ha fatto lei? Sì, aveva 20 anni, intervistava le famiglie a casa loro. Ma che sai, vuole iene? Che dite, non vanno bene questi capelli? Che belli questi tre censimenti fatti di 10 anni, vero? Esattamente, ma i dati dove li abbiamo presi? I dati? Semmai i dati? Ma i censimenti vengono fatti sempre ogni 10 anni? Sì! Ma a forza di crescere, sto con me, non diventerò troppo vecchio. Ma no, non confondere la crescita del comune rispetto al numero degli abitanti con l'indice di vecchiaia della sua popolazione. Statisticamente, Marino ha la popolazione più giovane rispetto alla media italiana. Fine. Azione. Prima i censimenti si facevano ogni 10 anni. Oggi invece ogni anno. Ogni anno si estraggono famiglie. Non si beva mai perché si ragiona continuamente. Quindi il censimento non si sta mai fermo. Non si sta mai fermo. Allora fa come Gabriele. Allora anche come Daniele. Quindi è un censimento a campione. È giusto e doveroso riempire i questionari quando arrivano dall'Istat.